Ed eccolo, Tutu, il Lord Ancestrale. Eccolo qua, brutto come Cristo, José Furuka. Quella è la maschera da battaglia giapponese, raga, dovevo metterla, visto che visto che hai fatto il samurai per fartelo in easy mode. Ce vogliamo fare, ci vogliamo provare. Sì, proviamoci. Non posso evocare le bestie. Vabbè, andiamo così. Dai. Sì, non posso evocare la lacrima di fuoco. Porco Dio. Bene. Vabbè, okay. Andata così. Niente, direi che... sì. Io sono un po' fortino. Sei un po' fortino, vabbè, ma alla fine... Hai visto il secondo colpo? Sì. Il sanguinamento. Esatto. Vedi, no. Poi la build sanguinamento non è la easy mode, mi dite, vabbè. Vedi, io sono arrivato qua, raga. E poi mi ha detto di nuovo Sepolcride, e io ho detto no raga, basta, ma perché? Sì, perché... Allora... Non possiamo prendere il cavallo, non possiamo prendere no, il cavallo. No, in multiplayer rompe i coglioni col cavallo. Allora, io volevo recuperarmi le anime che erano qua da qualche parte, sì. Che non mi ricordo neanche se erano tante, onestamente, però nel dubbio vado a riprenderle. Quello è il ponte, madonna, la torre, ci dovevo allora, andare. Io ci sono andato in quel ponte, però la torre per ora era chiusa. Lo so perché devi prima battere il capo del castello che tu riesci a battere. Adesso come cazzo si risale? No. Saltando. Ok, stai calmo. Allora niente, esploriamo un po' sta parte di Sepolcride che io non ho mai visto, così almeno in due viene meno la tentazione di... Disinstallarsi dalla la vita. Mappa io ce l'ho... La mappa in realtà no. Io ce l'ho. Io no. Ce l'ho tutta sbloccata. Io no, quindi sto andando a cazzo di cane. Esploriamo, vediamo che succede. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Più che tutto in sta mappa c'è, di niente. C'è un villaggio. No, c'è un villaggio dell'idrocanto. Che interessante. Dell'idrocane. Allora, andiamo... qua c'è Gesù Cristo. Che esce dal sepolcro. Sì, ma questi vai, poi. Vai. No, ma raga, poi questi tornano in vita, ma rotti i coglioni. Basta colpire due volte quando qua, sono per ma qua c'è un cristiano. Aspetta. Io tanto te li ammazzo. Va, fai così. E qua c'è uno che dice cose. Così pare. D. Ma non ci posso parlare, ci parla solo tu. Has been touched by death. Questo villaggio è stato infettato dalla morte. It is home to a mariner. Ma non ho capito. Scusami. Questo villaggio è stato infettato dalla morte. Ma ancora peggio, c'è un marinaio, raga. Non ho capito cosa c'ha contro i marinai. Sì, non l'hai visto, ma... Ok, ma andiamo al villaggio. Vabbè, la sua spada è figa, eh. Tanta roba, leggi messaggio. Volevo leggere. Leva. Vabbè, nel culo la leva. Alcuni scrivono prova dito, ma nel culo. No, sì, sì, vabbè, ma allora... quella è la mia classica prova dita Mabuco, raga. Plus catafalchia. Raga, più scatafalchia. Più scatafalchia. Ma guarda, segnati queste parole, più scatafalchia sarà l'erede, il nuovo mangiasterco. Io spodesterò il temibile mangiasterco. Qua c'è un'altra grazia. L'armatura così la vedi. Allora, no, non mi spoilerare un cazzo. Grazia perduta. Vedi pazzesca. Dove è il marinaio? No. Quello ti dà la possibilità poi di evocare robe, non bestie. Se lo batti mi pare. Ah, lo devo battere? Sì. Gli vai addosso e lo meni. Ah, allora si fa così. Lui però ti evoca stronzi, eh. Ma adesso arrivo io e ti aiuto. Ma perché mi sa che le mie cazzate, se ci sei tu, non le posso evocare. Marinaio tibiale. Tu dici, se trasporta bisogna cercarlo. C'è problema. Cazzo, eh? Cerchiamo. Tibiale perché ha problemi con la tibia. Allora, chiaro, chiaramente. Eccolo là. Dove cazzo vai? Sono il Lord Ancestrale. Occhio, ecco. Mio. Fagli il repost. Vai. Non lo pigli il repost. Vabbè. Vabbè, via. Finito. Bene, cazzata. Radice mortale. Unica. Ceneri di milite scheletrico. Vedi. Sì, no, ma... come tornerai nel mio mondo? Perché? Ah, cazzo, obiettivo... perché? Ma sai perché? Perché abbiamo fatto il boss. E questo è un problema. Ok, allora mi...
E vabbè, non è un problema. Vabbè, a saperlo, diciamo, lo facevo da solo. Sperando che questo non fosse il boss. Aspetta che c'è di nuovo l'NPC. Another fool who won't listen to reason. E poi? But with a prowess for weeding Deathroot. How would you like to earn the strength of Ti piacerebbe diventare forte come una bestia, raga, sì. More of those who live in death and weed their Deathroot. Then I'll introduce you to Gurrank, the beast clergyman. Gurrank, la belva ecclesiastica. And the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Vai, pure dov'è? Vai, vai, presentami. Show me your map. L'ho fatta la secondaria, l'ho fatta parecchio tempo. Vabbè, raga. I've marked the location for you of a hidden gateway. It will lead you to Gurrank, the beast clergyman. Sulla mappa è comparso un segno rosso. I have a matter sì, sì, io dovrei ricordarmi dov'è. Mille piedi, un simbolo nefasto, che cazzo è? Someone or something threatens the sanctity of the Golden Order and must be eradicated. Tutta quella parte di mappa dove c'è Gurrank, What is it? The map indicates che non si vede. Vabbè, interessante. Ma non so se proseguire oltre il villaggio, a sto punto andare a vedere cosa c'è dietro sto villaggio di idroscalo. Sì, andiamo dietro al villaggio. Magari ti becchi anche dell'oggettanta qua dentro. Qua c'è, vabbè, c'è gente che vuole morire. Bello, interessante. Ne ha raccolto un po' di anime. Sì, sì, qualcosina. Oh, piglia sti fiori. No? Vabbè. Niente, qua tanto era l'arena del boss. Adesso guarda, facciamo come Sabaku, guardiamo tutti. Ah, raga, ma qua c'è una pietra che potrebbe rappresentare Gesù Cristo. Comunque vedi che alla fine il problema era proprio Ema. Cioè, con Ema non c'era verso di vedere il suo cazzo di simbolo. E neanche viceversa, tra l'altro. Certo che cazzo potevano dare la possibilità di usare il cavallo, porca troia. Esatto, niente cavallo, niente vocazioni. Io mi spacco sì, un po' ma i coglioni. Perché, come dici... Fa anche rima. Dito storto nel culo. Allora, esatto. Penso che dovremmo proseguire di qua. Là ci sono gli archivi del duca. E non so come fare. Sulla mappa non mi vedi? Ah sì, ti vedo. Sei molto avanti. Io ho qualche migazzavo, tu sei nei fatti verdi. Ma perché sa che lì non c'è più un cazzo. Anche se, come abbiamo stabilito, sto esplorando un po' cazzo di cane questa mia partita. Bello qua, i campi che si proceduralizzano. Cosa? Non posso andare di qua. Perché non posso andare di qua? Secondo Aspetta, te? Arrivo. Perché io sono troppo indietro, forse. Può essere per quello. Prova a venire qua? O è forse perché ti devo evocare dopo? Vediamo. Qua c'è un muro invisibile. Prova. Te puoi andare? No, neanche io. Leggi il messaggio. Che messaggio? Non posso andare di qua, neanche io. C'è un modo invisibile. Secondo me è perché ti dovrei evocare dopo e perché lui va a ragione a dare. Il boss della zona, sì. Lui, ma quando mi ha evocato, mi ha detto secca il boss della zona insieme al tuo fratello qua. Va bene, allora vuol dire che andiamo a farci i cazzi nostri in un'altra parte, li esploreremo dopo. Quindi in alto si esplora dopo, va bene. Qui dentro abbiamo già guardato. Guarda perché c'è un falò. Ah sì? Forse. Ah sì, forse. Guarda, vedi i raggi. Tac. Terza chiesa di Marika. Ce ne sono un po' di chiese di Marika. Le altre due le ha trovate Gesù, perché io non... Qua c'è un seme pazzesco. Fallo però. Lacrima di cristallo cremisi. Ampolla di balsamo portentoso. Allora andiamo a vedere. L'ampolla di balsamo è una reliquia appartenuta ai chimici apotecari sacerdoti dell'albero madre. Attinge all'energia delle lacrime di cristallo, la cui formazione richiede il passaggio di molte lune. Il suo consumo garantisce effetti speciali che variano in base alla miscela di lacrime di cristallo. Riposa presso la grazia per riempirla. Le pozze sono collocate. Quindi come funziona? Non è un consumabile, la posso usare, la posso bere come se fosse un'ampolla. Lacrime di cristallo formatasi per secoli nei luoghi benedetti da... Può essere mischiata nell'ampolla di balsamo.
È interessante. Sì. E come si fa a mischiarlo? Poi mi pare che forse dal falò. Vabbè. Se ti siedi, poi, io non posso farlo. Poi vediamo. Ma neanche io posso sedermi adesso. C'è creazione. Boh. Vabbè, vabbè, interessante. Allora. Andiamo a questa spiaggia. Guarda qua, un'estate al mare, no? Esatto. Guarda che colori, guarda il cielo, che colori. È bello, sì. Sto tramonto, particolare. Ma perché siamo vicini al manto, più o meno. Cazzo è... Quei granchi rompono il cazzo, te lo dico. Ma che Cristo. Che cazzo. Porca madre. Occhio, sto arrivando. Ok, battuto. Cagato in mano. Va bene. Di oggi, sti granchi fin da Dark Souls 3 che non li sopporto. Tipo là sopra come cazzo ci si arriva? Col cavallo. Allora. O col cavallo o non ci si... Qua però c'è della gente che... Guarda su, è il momento di saltare. Probabile deviazione, marcescenza scarlatta. Più avanti oggetto prezioso, però... Direi che è proprio roba che ossa il cavallo è andata così. Mi sa di sì, perché... Luscatafalchia, allora. È il momento di acqua. Vabbè, qua c'è un cazzo praticamente per ora. Non abbiamo capito. Qua se superi questa barriera qua buoni, perché qua l'acqua non va... Cioè, non è una spiaggia, è come Liguria. No, qua è va proprio a paracipiglio, sì. se superi muori. Attenzione, c'è un... Qua c'è un posto pazzesco. Esatto. Cos'è questo posto pazzesco? Allora, là c'è quella che mi ricarica le ampolle, ma non c'è... Cos'è quella roba là? C'è una roba che si sta facendo le unghie... Girati di lì. Si sta facendo le... Sì, c'è un orso che... Si fa le unghie sulla... Qua nemmeno io ci posso entrare. Esatto, perché si vede che... Simbolo. Si vede che porta in una nuova area. Allora, io direi che me la segno sulla mappa, questo posto qua. Questo si chiama Pozzo sul fiume Siofra. Ah sì, cazzo, ti porta... Ho capito dove ti porta. Albero madre minore. Perché albero madre minore? E qua c'è l'albero madre minore. Che... Vabbè, è qua vicino. L'orso è un boss o è una roba a caso? L'orso non dovrebbe essere un boss. Prendi la merda qua, lo sterco radio, che ti dà delle robe interessanti. Ma no, quelli lì mi danno solo... Non ti riempiono solo le ampolle, questi qua rossi. Beh, io... perché alcuni mi hanno dato anche delle robe dei vocali più avanti, però vabbè. Guarda lì, c'è l'orso. L'orso non dovrebbe essere un boss. E questi chi cazzo dobbiamo sono? Vieni qua. Qua ci sono delle scimmie. Aspetta, non capisco. Fammi fare prima lo stercolario. Che ovviamente corre perché è sporco. Sì, è apposta. Ok. No, bastardo di merda. Sta arrivando, dove stai? Allora. Cenere di guerra schianto. Vedi, cosa sono ste bestie qua? Che fanno? Sono scimmie che vanno a picchiare l'orso. Si incazzano. Sono scimmie che c'hanno con te. Io adesso una l'ho ammazzata, però sto arrivando. Ah boh. Ma tanto. Non possono nulla contro il futuro mangiasterco. Allora, capiamo qua. Ok. Boh, vogliamo provare a fare sto orso. Secondo me è un boss. Perché non me lo fa targettare. No. Ah no, no. Ma proviamo a fare sto orso. Va, tanto. Finché non è un boss non mi sento in colpa. Ricettare del guerriero nomade. Dio. Comunque. Ti toglie. Ti tolgo tantissimo. Vai in testa. Guarda lì. Bam! Ok. Mi spiace perché gli osti sono nostri. Gli orsi sono nostri amici. Però qua stiamo facendo Monster Hunter praticamente. Escrementi dorati, perché giustamente la merda d'oro per il mangia merda è importante. Allora, andiamo dall'albero madre minore. Aspetta, che qua un altro.
qua mi faccio le anime. Vai, ce l'è davanti, fate tu. Perfetto. Monster Hunter, Monster Hunter. Ma vai a fare in culo. Ma l'albero madre minore? Sì, sì, se ci si può andare ci andiamo. E qua c'è, a me me lo segna. Perché a me me l'ha dato quando eravamo lì dal pozzo. Andiamo a vedere. Qua c'è una mappa. L'avevi raccolta a questo punto qua? No. E se la mappa di sto posto qua, tanta roba. Sepolcri d'Est. Infatti, andiamo a leggere Sepolcri d'Est. Visto che tu ci hai insegnato che si possono leggere anche le mappe, che non sto trovando. Sì, sì. Ok, mappa Sepolcri d'Est, oggetti essenziali. Okay. Oltre a Tetro Bosco a sud, comprende le terre attraversate dal sentiero che conduce a Kaelid, battuto da molti soldati. Quindi qua abbiamo già due nomi di robe che potremmo trovare. Però, prima di ciò, qua è importante vedere sto albero minore. Che non ho ben capito. E ho capito che ho trovato una nuova mappa, raga. Ah, è questo. Vedi, qua. È niente, è semplicemente un albero molto alto che però io non vedo. Vedi, arrivi qua e me lo dice. Mi dice albero madre minore. Però dove cazzo lo vede? Bisogna entrare là dentro, solo che non ci fa entrare. Proviamo ad andare qua sopra, vedere se si può. Ah no, è questo qua. È questo qua che sembra una montagna. Cosa ci si può fare con quest'albero qua, oltre a trovare questo, che è una lacrima di cristallo chiodata. Lacrima di cristallo di Queverde. Attenzione ragazzi, sto trovando una quantità di roba pazzesca. Potenza di attacchi caricati per un periodo nel balsamo, incrementa brevemente il vigore nel balsamo. Giustamente ci sono le robe nel Cristo e le robe nel balsamo. Però mi sa che questo albero qua non ci possiamo fare niente dall'esterno così. E va bene. Allora a questo punto guarda, adesso che ho una visione più chiara di sto posto, io direi che, visto che la parte qua tutta insanguinata dove c'è la leggidita non si può esplorare per ora, la mappa l'abbiamo fatta, guarda, andiamo a vedere cosa c'è qua. Ho messo un segnalibro, il numero 2, proprio là. A parte che qua è diventata notte. Io non lo posso vedere. Come non lo puoi vedere? Vabbè, segui me. Io tu sì. Ah, si seguo te. Sì, sì, per il tempo. No, però scado qua, secondo me muoio. E qua sopra invece? Andiamo. C'è un cazzo, bestiale. Sai che magari l'entrata dell'albero è più in alto, però non mi sembra proprio. Evviva albero madre! Ci pisciamo! Se stai a Sepolcri d'Est. Chi è? Renna? O è un Cristo a caso? È un Cristo a caso. Che ci dice questa persona qua? I semi umani sono in collera ora che la madre è stata rapita. Dove siete? Lord Kenneth Zeb 89, raga. Il cavaliere tormentato dal sangue. Va bene. Andiamo a cercare Zeb 89. E guarda. Ed è girato verso il forte height, eh. Andiamo lì. Se ci fa andare, andiamo. Il forte. Io vediamo, raga. C'è un falopolo qua, Se vuoi farlo. Dove è Elu? Dov'è che sei? E sono. Mi vedi? Ah sì, guarda, la vedo la grazia pazzesca. Esatto, è qua. Sì, sì. Checkpoint serve sempre. Ragazzi, qua oggi ce lo finiamo di. Guarda, a me te l'ho detto, mi serve proprio solo un minimo di incentivo ad andare a girare come la merda nei tubi qua, perché a me viene la depressione da solo. Troppo grosso. Ma io giravo tranquillo, facevo destrelling. Mi spacco i coglioni, mi spacco. Pare che dice qualcuno che sta morendo. Sì, perché qua c'è una battaglia che è in furia. Ma fai attenzione. Io continuo a non poter evocare un cazzo di nessuno. No, fin quando ci sono io no. Vabbè raga, qua ci sono le scimmie vampiro contro. Ah, buongiorno ragazzi. Lì in ginocchi, eh. Ah sì.
Sono mica l'ultimo Pichu qua, ragazzi. Non lo so. Mi inginocchio all'altezza del cazzo, così me lo possono succhiare. Lì c'è quello che sbatte la testa. Seme d'oro. Ti raccogli questa roba. Sì, sì, seme d'oro, esatto, importante, per... imprescindibile, importante. Per la fiasca. L'hai letta la descrizione del seme d'oro? Sì, l'ho letta. Non me la ricordo, ma l'ho letta. Aspetta, fammi vedere cosa succede di qua. Un cazzo. Vediamo se c'è un'entrata secondaria a questo castello qua. Ma poi dei secondari, poi se ti fidi di andata così. Ma allora, fare in culo, fa di quello là nessuno si fidava oggettivamente. Buonasera, questo è Eric dal futuro che vi parla. Beppe in questo momento mi sta prendendo per il culo riferendosi a Gostok, il personaggio che ti offre una via secondaria per accedere al castello Gran Tempesta, personaggio del quale io non mi sono fidato perché l'ho visto losco e sporco di sangue. Beppe mi ha preso in giro per un anno per questa cosa, perché dice: oh, se solo tu ti fossi fidato era più semplice, c'avevi la strada secondaria, non ti succedeva un cazzo. Peccato che un anno dopo, al momento del montaggio di questo video, in realtà un po' prima, ho scoperto che se ti fidi di Gostok, lui ti spia durante il tuo viaggio, ti chiude in delle celle assieme ai cavalieri che ti scannano e depreda il tuo cadavere del 30% di rune ogni volta che crepi. Quindi un applauso a Beppe, smettila di speedrunnare i giochi, brutto Pichu. Porco. Chi è che fa miau? Sento... mica sento... Che cazzo è quello di Star Wars? E sia qualcosa di incredibile. Ma non è vero, ragazzi, dai, niente cazzate. No, ma alcuni sparano delle, tipo, ti dicono davanti ai burroni, ti dicono prova, sì, giù, e tu prova giù che c'è il tesoro. Sì, vabbè, quello è un classicone. Cosa c'è in quegli alberi là? Vedo degli alberi là in fondo. Ce l'ho il monocolo. Sono tutti alberi. Devi fare sessione di 2 ore col monocolo. Sessione di 2 ore con Sabaku. No, non ce l'ho, mi sa, il monocolo. Se ce l'ho, come al solito, sono Pichu e non la vedo. Tra l'altro qua sarebbe quasi ora di cambiare vestiti, perché è vero che sono un vichingo qua sporco di sangue, sembro Ragnar Lothbrok in giro a petto nudo, però... ma non ce l'hai... Ma ho una cotta di maglia stupida... Hai cinci là qua? Ho una cotta di maglia stupidissima che mi dà fastidio, sembro un coglione, e mi sento essere così, mi dà l'impressione di essere più libero. Che non è vero, perché il roll è lo stesso, però... Guarda così. Ma dove è andato? Dove è andato? Cosa? C'era quello che si... L'hai ucciso tu? Si è ucciso io. Ah, proprio. Ci sono arrivati anche le anni. Permesso, penso. Forte di height. Quello è un nemico, quello è un nemico, tutti i nemici. Va bene. Ma questo cos'era, questa bestia qua? Ma porco di... Cagato in attenzione. Mano. Attenzione. Allora, io vado su, vado ad ammazzare quello, perché sennò ma qua... sì, no, vabbè, fai le cose con tranquillità, però non me l'aspettavo. Sanguirosa. Bastardi. Ma c'è uno che tira bombe nucleari da sopra, ma ha rotto i coglioni adesso. E vai a fanculo. Ma di qua. Ricettario del guerriero nomade. Io sta roba qua non me le sto mai cagando. Non so che cazzo sono. È sempre andata così. Ma tu leggi. Abito da popolano. Abito da popolano, mi rifiuto di metterlo. Ma cosa chi cazzo? Cosa sono, un plebeo? Porca. Non lo so. Poi io sono pieno di debuff, decreased. Non si riesce a capire un cazzo. Buongiorno. Ah, ma sei forte, dai. Qua come al solito i backstep sono andati così. Però... aspetta, com'è che ci si abbassava qua? Ma perché non entrano? Ah, perché sono a due mani. Sono un coglione, l'ho già fatta tutta sta manfrina qua di scoprire che se a due mani non entrano. E mi ostino. Schinieri da fante. Allora, leva ste due mani. A parte che tanto qua questo qui... E cazzo ti siedi? Ti siedi? Capito? Attenzione, qua quelli, c'è mio fratello. Quelli sono tostarelli. La magia del sangue qua. Lady Maria. Questi sono... Cos'è? Tostarelli. Allora, ceneri di guerra, fendente sanguinario, schinieri da cavaliere di Godric. Fendente sanguinario mi piace. Hai trovato bella roba. Interessante. Forte, notte. Pazzesco.
Continuo ad avere un buff che non conosco. Sì, anch'io ce l'ho. Ma Dio. C'è la scala, si sale. Andiamo a vedere. La vita è fatta a scale. C'è chi scende, c'è chi sale, diceva Shrek. Gesù Cristo. Allora, anche. Allora. Qua più scatafalchia è già arrivato in cima. Torre. Sì, la torre della lama laggante la chiamavano. Il medaglione di Dectus sinistra. Andiamo a vedere. Ah sì. Sì, sì, sì. Aspetta, non mi dire un cazzo. Metà sinistra di un medaglione spezzato in due raffigurante l'albero madre. Unendo le due metà è possibile attivare il grande montacarichi di Dectus che collega Liurnia all'antopiano di Altus. Sono tutti nomi che mi sono già dimenticato. Si dice che la metà destra sia a Forte Farot, nella regione del Draco Tumulo nel lontano est. Hai capito? No, stavo cadendo di sotto. Questa cosa qua io questa roba qua l'ho trovata girando così. Perché io quando stavo girando dove trovare così. L'altro. Sì. Esatto. Sì, sì. Ti dice anche dove trovare l'altro, quindi è interessante. Quando arriverò al Draco Tumulo ne riparliamo. Ora dimmi che sto forte. Sei già sceso? Si sono sceso. Dimmi che sto forte qua aveva l'unica utilità di farmi trovare sta roba qui e ci rimango un po' male. Aveva l'utilità di trovarti, di farti trovarti questo fascia da popolano. Dove me la metto? Nel culo? Conta che è una roba importante. È una roba importante quel medaglione. Sì, perché per carità, immagino. Però più avanti non troverai saltare giù. Pazzesco, raga. Allora andiamo per di qua e vediamo cosa c'è di qua, che però si ricollega all'altra sepolcride in realtà, mi sa. Buttiamo un occhio e poi male che vada andiamo poi dal passaggio segreto, sempre se ci fa entrare. Alice è l'orfano di Kos. E secchiamolo, va, che ti dà magari qualcosa di interessante. Non dovrebbe essere un boss, No. Ah, non gli tolgo un cazzo. Interessante. Vabbè. Ok. Meno male. Meno male che c'è José Furuka con la build Easy Mode. Perché sennò. Vabbè, certo, questa storia dell'Easy Mode. Ovaie di polpo di terra. Vai... Vedi che se vai nella prigione del limiere lì la trovi, questa spada è la roba. No, ma in realtà ci avevo già provato e mi spacca il culo, allora non c'ho più voglia, è andata così il limiere. No, come vuoi, se vuoi. Ma non so, non penso si possa fare in due, sai? No? Boh. No, sono abbastanza sicuro di no. Perché te chiappi sta arma che la tua inizio gioco te la potenzi, io me l'ho potenziata al massimo con la... un'arma di Cida. Ma adesso. A me in realtà... Qua cosa c'è? Bravo, qua ci sono sparse per l'interregno queste tombe qua. Queste tombe qua ti danno le rune, ma tante, cioè se poi le spacchi, raga. Sei vivo. Guarda lì, cocco. Esatto. Qua. Che cazzo vuoi? Bau. Qua c'è da fare Super Mario con il cavallo, quanto capisco. Esatto. Però penso che serva proprio solo a ricongiungersi alla Sepolcride Ovest. Sì, è vero. E lì galera e tende limiere all'acre, è lì dove trovi la spada. Sì, ma ho presente. È stata una delle prime cose che ho provato a fare. Proprio a inizio partita. L'ho trovata. Questa è la mia prima arma del gioco. Cioè io, quando l'ho battuto, ho usato questa e me la sopporta fino alla fine. Lì vedo un ponte. Ah, niente. Lì è poi il ponte che porta da cosa dicevi te? Da quel castello là, del padre, del figlio, dello Spirito Santo. Esatto. Niente, allora, io andrei. Bisogna ritornare tutto su. E ora sarà interessante rifarsela tutta a piedi. Però... No, piuttosto... Dici che esci e mi teletrasporto, non mi spreca l'oggetto? Ti spreca. Quanti ne hai di evocazioni? No, ne ho 4.
Dici che se tu ti bandisci me lo spreca? Possiamo provare. Oh, facciamo il tentativo per la scienza, male che vada andata così, fammi vedere. Ne ho 4 e uno attivo. Tu prova a levarti e vediamo se ti... Trancia il dito. Tranciati il dito. Dicevo che alla fine ci lamentavamo di sti rimedi. Mi ricordo la puntata dove ho provato a evocarti la prima volta. Che mi lamentavo, no, raga? Ma sì, perché a parte ti sei fatto figura di merda. Perché tra l'altro sti cosi costavano... costavano 500 l'uno. Ah, no. Sì, okay, non okay, sapevamo se sì, sì, si potevano creare. Costavano 500 l'uno. E abbiamo sprecato delle anime. Abbiamo sprecato solo delle anime, del tempo. Alla fine si possono creare praticamente pressoché all'infinito. Quindi alla fine devo chiedere scusa. Cosa stai facendo? Devo chiedere scusa al buon Miyazaki. Ma qua cosa c'è della statua di mia sorella? Lacrima sacra. Sì, 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 io pensavo l'avessi vista prima. Cioè la ho sacra, visto un gran cazzo di un cazzo. Cosa fa la lacrima sacra? Senti, leggi, tanto c'è la descrizione. Inizia a stare calmo. Ah, potenza gli effetti, sì, me lo ricordo, scusami, okay, un attimino. Allora, ok, dobbiamo andare di qua. Dovevo andare? È dal passaggio segreto pazzesco. Ah, ok. Comunque, quindi alla fine devo chiedere scusa al signor Miyazaki perché alla fine... Ho fatto un capolavoro. No, no, sì, adesso non esageriamo, però il discorso è che... Guarda qua. Ovviamente, secondo te lo posso attivare se ci sei tu? Allora, piano B. Vogliamo fare prima questa parte qua o prima la parte insanguinata là in alto, che c'era la barriera? E a sto punto provo a superare quella barriera e ti evoco dopo. Facciamo la barriera. Vero, anche secondo me. Più che altro perché da Gurrank quel posto lì per me tu soffri un po'. Cioè, nel senso, sei forse basso di livello. Allora, però, boh. Diciamo così, chi trancia le dita qua? Lo faccio io, per forza. Praticamente quello che deve succedere è che io devo trovare una grazia adesso, però. C'è la chiesa ardente. Se seguisse il piano della... Guarda, aspetta che qua c'è... Sonic the Hedgehog qua, che cazzo fa? Porca bastarda. Andiamo a cercare questa chiesa ardente. Ah, qua c'è Berserk. Il cimitero di Berserk. Ok, so dove sei. Io sono proprio lì, sono proprio dove c'è quelle spadone. Sì, sì. E lì c'è. Guarda, sono arrivato qua alla chiesa, che sarà la stessa che mi dicevi te, e qua diventa tutto, il cielo è diventato rosso. Sì, la luna sì, rossa di Bloodborne. Invasione di Anastasia, divoratrice di senza luce. Sì, abbattila. Battila è già una parola. Oh, calma. Non mi evochi, lo facciamo insieme. No. Oh, porco di se toglie. Ovviamente non posso evocare un cazzo. Che palle. Però non si staggerà mai, mi ha rotto i coglioni. E sono morto. Sono proprio equipaggiato male. Non è fattibile, cioè mi tolgono troppo. Sono vestito di stracci. Se non mi avesse beccato manco una volta, qualcosina ne toglievo, ce la potevo fare. Ma chi cazzo c'ha voglia, raga. Allora, adesso è interessante capire se posso prendermi le anime senza triggerare questa qua. Allora, le anime prenderle le abbiamo prese e lei mi invade di nuovo. Io potrò, mentre sono invaso, sbloccarmi quantomeno la grazia. Per me sì. Sì, se fai una corsa, esatto. Sì. Quindi adesso per me mi può anche ammazzare. Però ci proviamo. Solo questione di tempismo e di spammare le mosse che so che funzionano. Te, piccia. Perché lei con sta cazzo di ascia mi toglie la madonna. Allora. C'ho un moscerino sulla gamba che bestemmio.
Stai morendo? Ok. Pensa, le ho fatto il perfect a sto giro. Allora, amuleto di scorpione sacro. Cosa fa questo amuleto? Pazzesco. Vai legge. Vabbè, però devi stare calmo, cioè sei proprio incazzato. Potenza al colpo finale, incrementa la resistenza di danni fa. Allora, amuleto... No, dov'è? Aumenta l'attacco sacro. È devastante. Talismano indossato dagli assassini. Incrementa la potenza d'attacco sacro, raffigura uno scorpione mutato che si gasa. Esatto. Niente, io a questo punto faccio due livelli. Bravo. A parte che mi devo aumentare le ampolle. Aggiungi carica. Ah, semi d'oro insufficienti. Incrementa il ripristino. Perfetto. Nessuna lacrima, va bene. Nuovo livello. Lascio il segno qua per terra io, intanto. Allora, mente. Oh, mente a PA 100. Quindi, sì, non dovevo portare mente a 100, IPA a 100, ma ci siamo capiti. Quindi, tac, fino a qui ci siamo. Quante anime mi rimangono? 7200. Allora, forza, destrezza, intelligenza. Allora, vitalità l'avevo portata a 20. Io direi che porto a 20 anche forza, piano piano. E poi dopodiché mi guardo attorno. Mente a 16, ora tecnicamente dovrei poter evocare quel bastardo. Costo PA 100, Engval, cavaliere esule. E mi voglio provare poi a fare Godric con questo qui. Tutto sto casino per questo qui. Allora, hai messo segno? Sì, è di fianco. Bello che alza il dito al cielo, mi piace. Questo dito me lo metto nel culo. Pa. Ma è di fianco, esatto, è di fianco qua. Voilà. Me lo giro. Raga, vedi, aiuta più scatafalchia, ospite di dita, a sconfiggere il boss dell'area. Sì, nel caso. Aiuta più scatafalchia a non aver voglia di piangere. Già una... Dice un altro albero ancestrale pazzesco. E quello è un albero dove ci sarà. Mi sta davanti un sacerdote dell'albero. Perché si può andare da quell'albero lì a esplorare. Andiamo a vedere. A parte che lì c'è qualcuno. C'è il Gollum qua. Esatto. Una culata. Vabbè, ma raga, ma mi ha tirato una culata, ma avvelenato. Ma dai. Ma mi scorreggia addosso. Addio. Occhio. Qua ci stiamo avvicinando verso la nuova zona. Inizia a essere un po' più particolare. Vabbè, dai, meno male. Boh. No, cioè... è per te più che altro, se tu vuoi vederla. Sì. Io la vedo, non ti preoccupare. Questo qua che fa? Buongiorno. Sono buttati in mezzo al veleno, attenzione. Io dovrei. Stavo guardando una roba mentre questi mi menavano. Dovrei cominciare a ragionare su... Guarda quello lì che è caldo come un boiler. Torre di Kaeli. Ma... E niente. Devo prendere la sberla. Dicevo, dovrei iniziare a ragionare su cercarmi qualche miracolo, qualche incantesimo interessante, perché... Ah, tu... no, ma gli incantesimi... Attenzione che qua c'è il custode dell'albero. Manus. Ah, avatar putrescente. Cosa vuoi fare? Ti do una mano? Oramai siamo qua. Tanto secondo me moriamo. Guarda quanto poco li tolgo, però non lo so. Aspetta. No, ma guarda. Non ucciso. No, dobbiamo provarci. Marcescenza scarlatta. Scarlatta, sì. Mi ha ammazzato pure da me perché non mi ricordavo che lanciava sto... No, ma io lo sapevo che non era il momento. L'unica cosa, le anime adesso sono lì. Vuoi che mi estraggo? No, devo solo fare un quit out tattico. Aspetta. Perché da lì vai dalla parte di Gotham City, bello. Allora, sistema. Boh. T'a posto, non ti preoccupare. Trucchetti del mestiere. Trucchetti da nabbo, in realtà, nel senso che
non sapendo fare il boss e niente, quindi quella non è una parte fattibile. Però ho recuperato le anime, quindi è abbastanza andata così. Vabbè, io ti metto il segno della Chiesa Scarlata qua. No, ma perché là ti sposti a attenzione Kylie. Facendo quit out l'ho superato. Lui ora sta provando a raggiungermi, però io l'ho superato. E perché non, ovviamente non essendoci, ma a parte che là c'è, ma vedo delle robe vedo un colosseo tipo, vero? Ma no, un colosseo capitanato da un coso gigante. La statua di Stefano, quella è la statua che si è fatto fare Stefano. Da come si chiama la in italiano sta cosa qua, il vaso. E poi vedo vedo Gaug qua, il gigante con l'arco. Aspetta. Vabbè, tanto non lo posso raggiungere da qua, però qua c'è una porta dietro il boss. Vediamo se posso aprire sta porta. Per me lì per il PvP è un'arena. Apri. Pensa a te, io pensavo mi buttasse indietro dall'arena, invece ho superato il boss. Catacombe dell'albero madre minore, Beppe. Bombo. Allora è un altro. Cioè... Vedi se puoi mettere il segno qua, cosa vogliamo fare? Si sta arrivando. Ah, me l'avevo ammazzato questo stronzo. Che stronzo? Okay. Ma chi? No, mi è venuto il dubbio, sei il tipo qua dell'albero, sì. Ci ha ammazzato. Cioè tu l'avevi ammazzato? Dico, ma io l'ho fatto, non l'ho ammazzato. Sì, sì fatto, figurati. Boh. Ah cazzo, ma gli scrignieri del Fante di Godric direi che sono più fighi. Dove lo devo mettere? Mettimelo dalle catacombe qua di passo bestemmia. Catacombe dell'albero madre minore. Ok. Cioè facciamo assieme, tanto le catacombe sono sempre una stronzata, quindi va bene così. Duma. Buongiorno. Ma oramai questi qua sono i miei nemici giurati. Vedi? È un grande. Malissimo. Attiviamo qua il crocifisso. E qua poi c'è un boss. Siamo sì, pronti. Sì, sì. Sì, ma solitamente sono cazzate. Quindi vai abbastanza sereno. Ma qua siamo. Siamo qua, siamo vicino a Kylie, quindi attenzione. Allora, sopra o sotto? Andiamo sotto di qua, perché di qua dietro c'è un sentiero. Vuoi andare? Andiamo dietro, va, andiamo prima dietro. Mi ispira di più. Ma qua ogni tanto la telecamera però fa che cazzo vuole. Ma questa mi sembra un'arena però. No, no, ci sono solo i rompicoglioni, no. Sono delle melme. C'è... sì, cioè vedi, c'è... però aspetta. Bisogna capire se là in fondo... perché qua c'è... mi piglio... La marcia piglio il morbo di Cristo, aspetta. Allora... Non gli tolgo un cazzo, comunque, interessante. Ma qua dentro sai che non c'è una minchia, tendenzialmente. Mi conviene tornare indietro, perché... Ah, ragazzi, buongiorno. Allora, la marcescenza m'ha preso. Porco Dio. Torna alla grazia. No, ma che torna alla grazia? No, ma guarirà prima o poi, no? Sì, sì. Però no, o non c'è un oggetto per guarire la marcescenza? Non ce l'hai ancora, cioè, perché se si trova nelle tre resti di Kylie. Perché ti conviene andare... Però se torna alla grazia ti devo rievocare poi. No, se ti siedi no. Ma non mi posso sedere se sì. Siete. Ah, cazzo, hai ragione, niente. Niente, se ti finisce proseguiamo, se frega, se muoio è andata così. Sì, perché effettivamente qua... ma è tosta la marcescenza, è tosta. E che oggetto dovrebbe essere per curarla? È un fiore che adesso non mi ricordo come cazzo si chiama. Beppe ammazza solo quello là prima che arriva, ma ammazza me, che io sono nel menu. Tu vai, ovviamente io non sto trovando i fiori. Aspetta, porca madonna. Possibile, non ce l'ho. Boli medicinali, difficile da reperire. Si dice che si nutre delle foglie cadute. Allora c'è il fungo ricoperto da... il fungo tossico. Una persona esperta può ricavare efficace. Boh, sono morto. Boh. Ma adesso ti rievoco a pigliare le ali. No, no, perché così ero curioso di vedere se potevo curarmi. No, c'è. Cioè, però se mi pare le trovi, perché la marcescenza è sulla terra di Kylie, noi ci siamo vicini. Ma non mi rompere il cazzo.
sto usando la spada 2. Ah, occhio, che sono andato giù. Sto... ecco io. Ok. Ma che me lo mai t'ho detto. È arrivato. Allora. Buongiorno. E mi hai già rotto il cazzo. Porcaccia. Ma questi cazzi sono veloci, eh. Sì, ma infatti rompono i coglioni. Rompono i coglioni. Allora. Ma dove arrivi tu? E cadono dei muri, cadono. Io tra parentesi penso di avere di nuovo qualche problema con il DualSense, perché ogni tanto non è che mi prenda benissimo i comandi, eh. Vabbè, vai a fare in culo, spacca coglioni di merda. E niente. Una porta che secondo me è proprio là. È proprio là. Ovviamente. Sento dei rumori incredibili. E la porta è aperta. Allora, bisogna il fungo tossico. No, non c'ho il fungo tossico, ma secondo me se corro non è un problema. Iniziamo a cercare di individuarla sta porta. Perché mica l'avevo vista. L'avevo mica vista. Allora, piuttosto o vado via avanti io. Ma che cazzo di telecamera ogni tanto, raga? Vedi, dove la vedi? Io non la vedo. Aspetta. Cioè, qua c'è un passaggio segreto. È il piano di sopra. Senti, ammazza le teste melme, va. Sei il Lord Ancestrale, ti fa gasati. Io esploro qua dietro perché... Ah, guarda dov'è. Che bastardi, no? Che bastardi. Cioè, proprio il posto che cercavamo di evitare. Che infami. Mi piace, mi piace. Questa è stata interessante. Però se la boss fight è qua in mezzo al pozzo, è un problema. Lo so. Qua è un problema. Allora, qua è un po' un problema. Non ho un amuleto contro la marcescenza, ovviamente. Lo trovi più avanti. Sì, io faccio. Devi saltare di lato, come sto facendo io. Perché qua è pieno di... Tra l'altro, perché non sto usando questo che mi ripristina i PV con i punti critici? Cioè. Io sono arrivato davanti a una porta, ti aspetto qua. Devi saltare come ho fatto io. A sinistra o a destra? Devi stare sempre lungo i bordi, se ci riesci. Come coso. Lungo, e invece muoio. Aspetta. No. Aspetta. Allora. Perché io stavo sbagliando strada. Fammi abbassare la marcescenza. Allora, tu sei andato dritto comunque. Sì. Tu segui qua. Vai. Cosa poi mi vedi? Non solo tanto vedi. Dritto e strappa lungo i bordi. Eccoci qua. Statua di Marikatz. E niente. Ci gasiamo. Ok. Sei andato dritto già, ti sei buttato. Sì, sono qua. Andiamo. E qua c'è. Quante cure ho? 2. Speriamo di riuscire a farcela. Ah, due gatti invece di uno. Pazzesco. Che originalità. Allora. Raga, sì, Elden Ring è un bel gioco, Aspetta, vi dico. Pare che invece di concentrarci su uno solo siamo andati. Abbiamo fatto un errore. Esatto. Allora. Arrivo dall'alto, aspetta. Allora mi tolgo. Io non gli tolgo tantissimo. Da solo non ce l'avrei fatta, oggettivamente. A me però effettivamente non è tosto, questi gatti di merda. Vabbè, la prima è sempre bonus. No, sono morto io. Non sono morto io. No, cazzo, stavo arrivando. Ma vai sereno, vai sereno. Dov'era già? Prima della nebbia. Cioè, prima di scendere le scale. Prima di scendere le scale, ok. No, non ci credo, ma ho preso la marcescenza, Beppe. Vabbè, io tanto arrivo di mettere il singolo. Ma cosa me ne faccio del singolo se è del singolo? No, devo recuperare le anime, subito. Aspetta, va. Fammi fare una roba. Entra. Cane di cazzo. Infame quel porco. Allora.
Muoio. E ho perso 8000 anni. Me lo merito, perché me lo merito. Allora, cosa ci pigliamo? È uguale. Quello con la spada o quello della magia? Vabbè, quello... Forse quello con la magia è meglio far, farlo fuori prima. Interessante. Ottimo, ammazzato, Niente, Beppe, ho come la vaga impressione che mi tolgano, perché proprio con, se per sbaglio mi prendono, mi sciottano, quindi mi sa che è andata così. Guarda, torno al luogo di grazia e lasciamo pure perdere. Direi che questo è un chiaro, è un chiaro segnale. Sei sicuro? Sì. Le faccio io. No, perché me lo devi fare tu, no? Allora, direi che a questo punto posso provare, posso fare un tentativo da Godric. Vai da Godric, intanto... Grazie a te ho scoperto questa zona che non avevo fatto. Quindi vado a staccare questi due stronzi. No, sai cosa volevo fare prima di Godric? Cosa? Volevo andare ad esplorare il passaggio che non mi sono cagato dal custode, che te ti sei... Lui ti dice: ma ascolta, ma infilati qua che ti scanno. E tu: ah sì, arrivo. Vedi, tipo qua c'è una... c'è questa apertura che non avevo mica visto. Non m'ero cagato. E incredibilmente non c'è un cazzo. Vabbè. Ok, perfetto. Interessante. Boh, quindi io posso tornare. Io ho sconfitto questi due stronzi. Ti dà una roba interessante per te che ti piace Pokémon, quindi lo devi fare. Sì, lo faremo. Adesso prima inizio a fare Godric. Spiace aver perso ste anime, però è andata così. Boh, io allora me ne vado all'ordo ancestrale. Vai, cioè, dove cazzo. Vai dove cazzo vuoi. Me ne vado nel mio trono. Vai a fare spoiler a qualcun altro. Ma detto questo, vediamo cosa mi dice questo ora che ci sono arrivato al castello. Ma mi metto dai vestiti da nobile. E se lo ammazzo? Non metto vestito da nobile. Io sto ammazzando, sai perché? Per colpa tua, Beppe. Il custode Ghostock, sto facendo bene ad ammazzarlo. O era una missione secondaria pazzesca? Il custode? Per carità, sai manco di che cazzo si tratta. No, non ho sentito. Ma dov'è il suo custode? È il tizio, quello del... Ma mi hai cagato adesso che parlavo. Il tizio davanti al cancello che ti dà la via secondaria. Ma perché lo stai ammazzando? Perché così impara, te e lui imparate. No, ma che cazzo ammazzi? Mica, ti dà una mano, già solo ti dà una mano. Ma che una mano? Ma mi voleva scannare, che mano. E poi soprattutto mi ha dato un globo cinereo. Andiamo a vedere cosa fa sto globo cinereo. Scopriamo un po' di backstory su sto cristiano qua. E vediamo se avevo ragione io, se era una persona cattiva. Sì, a trovarlo. Porca di quella puttana. Non si riesce a capire uno stracazzo di un cazzo. Ah, globo cinereo di Ghostock, da offrire i resti delle vergini gemelle. Ok. Offrino. Ma cosa cazzo è un globo cinereo, ragazzi? Vabbè. O è una roba che ti dà se ammazzi gli NPC? Sì, perché forse il globo cinereo inizia. No, è l'occhio cinereo quello che inizia a vibrare quando. Vabbè, niente. Ricordo. Comunque l'ho ammazzato. Boh, ammazziamolo. Ti dà una mano, ma io. Ma che una mano? Ma che una mano? Questo palesemente ti vuole scannare, ti dà una mano. Io non ne sto ammazzando uno, non me ne frega un cazzo. Faccio solo dello speedrun. Tanto tu hai il fallo lì davanti al boss, quindi. Chi è sto qua? Ma ce n'è uno che è incazzato nero, chi è? Un limiere questo qua. No, raga. Ma che fa? Dai, fammi. Niente, sto sprecando tempo invece di fare Godric, sono un coglione. Mi sa che torno. Hai ragione, torno dopo a esplorare questa parte qua. Evochiamo mia sorella qua. L'ho fatto. No. Adesso se evochi tua sorella, non puoi evocare lo spirito. Ma non è vero, l'ho sempre fatto. Lo dici? Cioè, ti fa evocare anche le bestie? Sì. Pensa.
Almeno la... fino alla medusa e i lupi, sì. Ok. Se poi non posso evocare gli altri è un problema. Proviamo. E tu la prima di flessa non me la fa. Sì, sì. Assolutamente. Oh, vediamo un po' se Belstad qua della campana pazzesca. Porco di... sto attacco non me lo ricordo mai. Sai che la nuova invocazione, ho fatto tutto sto casino per avere questa invocazione e poi è debole. Vabbè raga, ma non puoi picchiare loro, straporco. No. Ma lei è ancora viva? Sì, è ancora viva, ma... no, vabbè, ma... non funziona. Non funziona. Serve un'arma più potente, indubbiamente. La spada di miniera. Hai rotto il cazzo, testo di miniere di merda. Allora, fino in seconda fase quasi ci arrivo. Ok. Boh, seconda fase. Urla. Con tutto indietro, perché lui poteva avere le fiamme della Madonna. Incazzato nero, urla, si smozza un braccio. Corri subito all'indietro tutta perché sputa del fuoco di fiamme. Ma lo so che sputa a fuoco sto coglione, me lo ricordo. Truest of dragons. Il più nobile dei draghi, raga. Sifil senza scaglie. Lend me thy strength. Sta mica bene questo. Fagli il repost. Oh bestia. Niente, mi sono bevuto il balsamo che non ha fatto un cazzo. No, fa poco il balsamo. Gli ho tirato un cazzotto perché la spada è andata così. Ero alla... ero alla D di Godric. Ma porco. Ero alla D di Godric. Non ci voglio credere. Guarda, io ho perso una volta... No, ma sai cos'è successo? Allora, avevo le ultime due cure, le ho sprecate, perché come mi curavo me l'ha tolta. E poi, a una certa, ho deciso, per bermi sto balsamo della minchia, che per sbaglio mi sono tolto la spada e quindi lo stavo prendendo a cazzotti. Ah boh, se no forse lo ammazzavi. Ma Dio... Finito di dir cagate.